E ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Super Mario RPG. Nello scorso video ho visitato Tunnel di Tubi e sono sbucato all'isola di Yoshi, dove ho vinto anche una gara. Ed oggi ci aspetta Talponia. Interessante come nome, sarà altrettanto interessante vedere chi la abita. Qui abbiamo delle specie di fiori. Qua abbiamo un ostello. Invece direi di andare dall'armaiolo che vende anche oggetti curativi, certo. Oh, che figata! Tutte quante talpe! Dina è rimasta intrappolata nella miniera. Va bene. Che mi serve? Compriamo, compriamo. Fungo medio. Wow. Piatti che ci danno più attacco. Equipaggiamo. E anche guanto da pugno che equipaggiamo. Pantaloni da lavoro, sì. Li prendo e li do a Gino. Poi compro la mega salopetta. La do a Mario, ovviamente. I mega pantaloni per Mellow. Perfetto, penso di aver equipaggiato tutti a dovere. La manopistola già Gino ce l'ha. Perfetto, possiamo andare. Grazie per delle compere perché mi hai dato una grandissima mano, non dico di no. E qui possiamo salire. Che cosa abbiamo qui? Qualche casa? Una bella stella è caduta sulla montagna, ma la mamma dice che è pericoloso. La mamma ha detto che voleva andare a vedere cosa è successo ed è via da un po'. Quindi dovremmo salvare questa talpa rimasta intrappolata sulle montagne, immagino. Mamma e papà sono andati sulla montagna ad aiutare. Cioè, tutti quanti sulla montagna sono andati allora a queste talpe, tranne i bambini. Cos'era quel suono? Ma c'è Bowser! Con i suoi Koopalings! I Bowserotti! Cioè, i suoi scagnozzi in generale. Bowser! Quasi tutti i nostri compagni sono scappati, che facciamo? Siamo abituati a combattere solo contro Mario. Questi tipi nuovi sono troppo per noi. Fate silenzio! Non dimenticate che sono il più grande, grosso e cattivo ceffo che c'è in circolazione. Ma se Mario viene a sapere che mi hanno buttato fuori dal mio castello, la mia reputazione sarà rovinata. Anche ora immagino da proteggere, sapete? Andiamo e facciamogli vedere chi comanda qui. Ora Bowser ci vede, no? Ma schiacciatissimi quei Koopa. Ah, la talpa. Ok, ha intrappolato dei ragazzi all'interno. È come se non bastasse, anche uno degli uomini è bloccato là dentro. Mario, aiutaci! Oddio, anche loro sanno saltare. Che succede lassù? Quella poverina è ancora impegnata? Sì, e anche gli uomini. Scavano tutti e più non posso. Io non posso tenere il loro passo. Ciao. Gli uomini stanno facendo quello che possono dall'interno. Io scavo più all'esterno. Dobbiamo aiutarli. Ah, ecco perché tutti quanti ad aiutare allora. Va bene, allora darò una mano anch'io. Questi non posso aprirli in nessuna maniera. E bene, entriamo allora, dai. Risolviamo questa faccenda. Oh cielo, spero solo che i ragazzi stiano bene. So come ti senti, ma starsene qui per il mio padre non servirà a niente. Salve. Signora, cosa vuole fare? Ah, se ne va? Ok. Nonostante quello che le ho detto, suo posto avrebbe reagito allo stesso modo. Non stiamo facendo nessun progresso, così non raggiungeremo mai i ragazzi. Vedi lassù, quella è la vecchia entrata della miniera. Ma ora non è più raggiungibile. Se solo quel tipo, Mario, fosse qui. Lui ci arriverebbe in un attimo. Che? Toh, guarda un po' chi si vede. Beh, che mi prenda un Goomba. È proprio lui, in carne e baffi. Mario, sei la nostra salvezza. Sì, ho sentito purtroppo. Mario, andrei a salvarli? Certo, è il mio lavoro. Non faccio più l'idraulico. Faccio... risolvi i problemi. Oddio, nuovi nemici? Nuovi nemici? Nuovi nemici? Nuovi nemici! Cluster! E che ne so che è un cluster, mo? Ah, perché ora Mario tira i pugni, tira. L'importante è che è più forte, no? Ah, lui piatti per i cembali, praticamente. Ogni volta mi tocca reimparare i tempismi, perché... i tempismi, vabbè, insomma. Ah, Mario nuovo livello. Beh, era ora, eh? Non dico che ci ho messo tanto, ma sì. Attacco e difesa magici, dai. Che poi con il fuoco lo uso spesso, il fuoco. Ecco, atterro sopra un nemico. Magmaruga e cluster è un nemico forte. Quindi che facciamo? Raggio Gino su questo cluster forte. Bello. Non è bastato però. Vabbè, questo è quello forte. Ah, ah, perché è esploso?
Cioè, me li ha devastati sia Mario che Gino. Però Gino almeno sale di livello. Devo ricaricarli per forza ora. Difesa magica e attacco magico che stanno un po' bassi di Gino, eh. Per vincere devi trovare Yoshi. Attenzione, aiuto! È quello al centro, mi pare. Ok, sì, bene. Quindi ho raddoppiato i punti esperienza grazie a questo giochetto di Yoshi. E bene, Mello ha raggiunto il livello 8 anche. Oddio, Mello è davvero forte con attacco magico e difesa magica. Però glielo aumentiamo perché elettro scarica. Comunque sì, è un attacco molto forte e serve la magia per farlo. Quindi sì, mi piace. Che succede qui, Todd? Lo sai che ci sono oggetti rari nascosti nella miniera? Se li trovo li vendo a qualcuno, soldi facili. Di qua? Cioè, si sa che devo andare lì perché c'è la freccia, ok, ma... Se volessi uscire, non potevo per quale ragione? E questa molla, aiuto! Ma davvero? C'è Croco! Sentite, lasciamo questo gonzo di un Mario qui e dividiamoci. Qualcuno ha qualcosa da ridire? Cavoli, tutti lì sono andati. Mario, Croco ci ha beccati di nuovo. E si è preso anche le nostre monete. Inseguiamolo e riprendiamocele. Prima andiamo di qua. Sapete come mi piace prendere la strada secondaria. Vabbè dai, i nemici qui danno poca... Non è che danno pochi punti esperienza, però... Il gioco non vale la candela, secondo me. Cioè devi affrontarli e poi devi spenderci anche i punti per sconfiggerli sicuro. Sei venuto ad aiutarci, Mario? C'è un problema però, questo è un vicolo cieco. Per passare di qui serve una bomba, potresti cercarcene una? Quindi devo andare a riprendere Croco, questa bomba, prendo questa. Sicuramente mi tocca inseguire Croco al 100%, e vabbè, facciamolo. Va bene, arrivo Croco e tutti quanti i tuoi scagnozzi. Li prenderò e li farò tutti quanti secchi. Oh no, è un vicolo cieco, ma niente paura. Ho con me una bomba, non esco mai di casa senza, certo, mai uscire di casa senza una bomba. Certo, noi intanto stiamo lì a guardare, non è che li inseguiamo, andiamo lì a fermarli. Ehi ragazzi, vi prendiamo a schiaffi, a ceffoni, no? Vabbè però, anche qua, questi tipi qui che si formano all'improvviso, io ho paura. Mi fate prendere i colpi, amici miei. Ah, intanto lì continua a girare, la fiamma si sarà buggata. Va bene, sì, sì, arrivo, eh. Tranquilli. Dai, sto arrivando. Eccone uno, va. Ma come è mancato, scusami. Però vanno KO con un attacco solo, quindi sono deboli. Vedrai, te la faremo pagare. Forse non oggi, né domani, ma un giorno. Non aveva moneta addosso, ha lasciato pillola di fiori. Va bene, continuiamo a cercare allora. Ciao. Stanno in posti che magari già abbiamo visitato, immagino. Dato che due l'abbiamo sconfitti, ne rimangono tre, certo. Vedrai, te la faremo pagare. Ok, sì, le stesse cose degli altri. Ha lasciato qualcosa, ok. Continuiamo a cercare. Eccolo qua. Erano tre in totale in realtà nell'overworld, ma tant'è. Quindi non è che vanno a nome. Sono casuali quelli che appaiono nella sfida. Ok, ci sta, ci sta. No, forse addosso no, però 40 me ne date. Ok, proseguiamo. Dovremmo trovarli prima o poi. Sì, mi sa che uno è andato qua sopra a sto punto. Provo a risaltare. Ah, eccolo, va! È riapparso Croco perché ho provato a saltare. Eccolo! Preso! Quindi devo solo aspettare che passasse di qua. Croco non dovrebbe essere un nemico troppo difficile, stavo dicendo. Visto che ormai l'abbiamo sconfitto diverso tempo fa. Quindi il suo livello... Non è un problema per noi. Elettro scarica! Come 5. Ah, raggio Gino. Un po' male preso, ma ok. E ti salto in testa.
Oh, che ha fatto? Rivo indietro il bottino? Allora devi sconfiggermi. Sì, l'idea era quella. L'idea era quella, in effetti, sai? Fin dall'inizio. Ah, però se manchiamo così facile. È forte, sì. Perché? Pure basta che arrivo fino in fondo, è facile, eh. Cioè, dai. Lancio del mostro. Ci ha provato, eh. Mancato, accidenti. Praticamente ci ruba tutti quanti gli oggetti. Ma è diventato più forte? Ecco la tua roba. Quindi è sconfitto? No, perché è davvero tosto, eh. Cioè, non andava giù mai per, neanche per sbaglio. E quindi? Abbiamo preso anche una bomba? E anche tutto qualcosa, mini bomba. Oh! Adesso con la mini bomba possiamo andare ad aprire il passaggio. Che bellezze. Ecco qua, ho portato la bomba. Ah, adesso possiamo aprirci un passaggio. Seguiamo le tracce fino alla fine. Cosa? La stella? Sarà in fondo, facciamo un giro. Ah, mi sa che ha ragione, sarei solo un peso. Beh, allora mi affido a voi per ritrovare i bambini, capito? Beh, grazie mille, Mario. Adesso vado a mia moglie a raccontarle tutto. Qua sicuramente c'è anche un boss da affrontare, immagino, eh. Già. Oh, cavoli, però si può andare anche sopra? Cosa c'è sopra rispetto a sotto? Vediamo un po', magari sopra c'è qualcosa di diverso. Sì, sopra c'è un'altra strada. Allora, vado sopra giusto per il sake of. Nel senso che voglio giusto esplorare minuziosamente tutto, in modo da non lasciare niente e avere un let's play più completo. Sì, vabbè, alla fine non è neanche servita. Una stella. Ma a parte qua poi bisognava comunque salire alla fine. Vabbè, un po' di monete che fanno sempre comodo. Entriamo qui e che troviamo altre bombe. Allora fanno il balletto tutte unite. Chi è che ha salito di livello? Gino! Grande! Allora Gino, potenziamento Gino, attacco più potente, premia poco prima della fine e alza anche la difesa. Bello allora, sempre attacco magico per lui, teniamoci un po' l'attacco magico. Bene, che dire, l'episodio termina qui, nel prossimo andremo in fondo alla miniera, vedremo che cosa ci attende, forse qualche nemico nuovo, un altro frammento di stella, quasi sicuramente salveremo anche i bambini intrappolati. Vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!